Bentornati o benvenuti sul mio canale. Come potete leggere dal titolo, siamo qui oggi stranamente con un altro haul. Ho principalmente cose di Shein da farvi vedere, ma ho anche qualche cosina proveniente da AliExpress. In realtà me ne devono arrivare ancora tante altre, solamente che se le avessi aspettate per fare un video dedicato solamente ad AliExpress avrei tipo girato tra non so quanti anni, quindi ho deciso di unire il tutto e appunto vi farò vedere tutto oggi. Ci saranno anche degli indumenti e come al solito ve li farò anche vedere indossati, ma direi di non perderci in chiacchiere e iniziare subito direi da Shein, perché come ogni ordine da Shein non possono mancare le unghie finte, le tips, e a sto giro ho queste tre tipologie che ovviamente ora vi farò vedere meglio, così forse si vede bene che non c'è il riflesso super lunghe come al mio solito. Queste sono un po' più corte, però mi piacciono un botto, sono lilla, leopardate e alcune più viola glitterate. Ed infine queste che ho già nella versione rosa e lilla. E stavolta eccole qui in versione verdi e rosa. Direi di passare ora alle ciabattine pelose. Sono veramente bellissime, voi non avete idea di quanto siano morbide. Ne avevo già un altro paio, assolutamente non di Shein, me l'aveva regalata una mia amica. Le ho usate così tanto che sono tipo disfatte. E quindi ho queste di scorta, sempre rosa, anche quella erano rosa tipo con le piume. Ovviamente le utilizzo da casa. Passiamo ora ad un costume. Ovviamente da me è poco sobrio, ma non è neanche da specificare. Sto parlando di questo costume a base nera con le foglie verdi e i fenicotteri, raga, i fenicotteri, anche tipo dei fiori, sì, non so bene che fiore sia, tipo un fiore esotico comunque penso. La particolarità di questo costume, come potete vedere, è che ha tutto il volant, si chiama così, parte dalla coppa fino alla spallina. Questa è una taglia S e stranamente mi va bene. Inizialmente mi era un po' grande come al solito nella parte delle coppe, però anche questo, come uno che gli avevo fatto vedere in uno degli scorsi haul, non so se vi ricordate, ha le spalline regolabili e quindi sono riuscita ad adattarlo perfettamente alle mie misure. Passiamo ora ad AliExpress. Ho preso tre cosine di abbigliamento. Direi di partire da questa maglia. Per lunga ho preso una L, ma avrei benissimo potuto prendere anche una XL, non veste esageratamente grande, e io l'avevo presa appunto da fare l'effetto vestitino, no? Comunque questa è la stampa Coco Human con il gatto nero con lo sfondo tipo rosso con i pipistrelli, super got, approvatissima. Ho trovato questa gonnellina tutta tartan rosa che, come potete vedere, si abbina perfettamente con il mio top. Solo che questo l'ho preso da un altro brand molto più costoso e sono rimasta veramente contenta perché, ok, si sente che la gonna rispetto al top comunque è un materiale leggermente diverso, ma indossato sinceramente non si nota neanche, e questo materiale su una gonna non mi dà fastidio. Se fosse stato sul top non mi sarebbe piaciuto troppo, ma sinceramente su una gonna non mi fa né caldo né freddo. L'unica altra differenza, a parte appunto il tessuto, è che i dettagli che ha questa parte qui in finta pelle, queste sono in PVC, quindi sono lucide, e sono contentissima perché anche come colore matcha perfettamente, quindi lo posso tranquillamente indossare come completo. Non l'avevo preso dallo stesso sito di questo perché dalle foto mi sembrava che vestisse un po' a vita bassa, e a me non fanno sinceramente impazzire le cose a vita bassa, quindi per il prezzo che aveva ho pensato che poi magari non l'avrei messa troppo e quindi ho lasciato perdere. L'ho trovata poi su AliExpress, ho detto vabbè dai, proviamo a prenderla, male che vada ho buttato tipo 10 euro. Invece inaspettatamente veste a vita alta come piace a me e quindi la amo, ma la starete sicuramente vedendo nelle clip. Raga, siamo già arrivati all'ultimo pezzo dell'haul. Immaginatevi appunto se avessi fatto soltanto le cose di AliExpress a parte, sarebbe venuto un video tipo di mezzo minuto. Mi sono voluta tenere questo pezzo un po' come pezzo forte, possiamo dire. Se avete visto il mio primo haul di AliExpress, mi sembra che fosse il primo, vi ho parlato di una gonna che stavo facendo molta fatica a ricevere, perché al primo ordine avevo comprata e sembrava essere andato tutto bene. Invece a un certo punto avevo tipo controllato nelle informazioni della tracciabilità e avevo notato che mi era stato annullato l'invio. Mi avevano dato il rimborso tranquillamente, però appunto ero dovuta andare a controllare io, altrimenti probabilmente non mi avrebbero detto nulla. Avevo provato a ricomprare la gonna dallo stesso venditore, più che altro perché ne avevo trovate anche altre. Lui era l'unico che l'aveva a un minor prezzo rispetto agli altri, quindi
avevo preferito prendere da lui. Fatto sta che la seconda volta sembrava essere andato tutto bene, non c'erano stati problemi nella tracciabilità, se non fosse che un giorno mi arriva la notifica di consegna di questo ordine, quando invece a me non era assolutamente arrivato nulla. Ho provato a contattare tutti i vicini, le poste, il corriere, ma nessuno sapeva più niente di questo pacco, quindi ero tipo, ok, è che è stato consegnato. Fortunatamente, dopo un po' di fatica, sono riuscita ad avere il rimborso da AliExpress, appunto. Io non avevo effettivamente ricevuto niente. Così, non contenta, una volta ricevuto il rimborso, ovviamente, ci riprovo una terza volta da un altro venditore a sto giro. Sinceramente non me la sentivo di comprare di nuovo dallo stesso. Faccio l'ordine e tipo il giorno dopo mi dicono che non possono spedirla perché c'erano stati dei problemi con la merce, che non era tipo rovinata, non si sa bene, non me la potevano spedire. Io ero tipo, ma, cioè, ma veramente? Fatto sta che, non contenta ancora, ho detto, vabbè, senti, io provo l'ultima volta, perché se no, se va male anche stavolta, è segno che non la devo avere, ok? Però l'ultima volta ci devo provare. Ho cambiato nuovamente venditore e, raga, io quando ho aperto il pacco che ho visto che c'era questa non ci potevo quasi credere. E invece eccoci qua. Mi piace tantissimo, è esattamente come la facevano vedere dalle foto, quindi sono super contenta. Ho preso una S, mi è un filino larga, si può mettere tranquillamente, e la XS proprio non esiste, c'è da un po' da accontentarsi. Comunque eccola qua, ve la faccio rivedere tipo per la centesima volta perché merita, cioè raga, io l'ho desiderata troppo, voi non avete idea, anche se sì, magari vi siete fatti un pochino un'idea dopo questa mia narrazione. Comunque alla zip qua di lato, che manco si vede in realtà, quindi top, questa appena arrivata era tipo tutta stropicciata perché c'è il tulle che comunque sta piegato un po', dopo fa tutte delle pieghe strane, con un po' di vapore è andata a posto perfettamente. E questi erano tutti i miei acquisti per questo haul. Io spero che vi siano piaciuti. Fatemi sapere con un commentino qual è stato il pezzo che vi è piaciuto di più e qual è quello che vi è piaciuto di meno, che come al solito sono super curiosa di sapere anche il vostro parere. Come al solito vi ricordo di andare a controllare giù nell'info box, perché lì vi lascio tutti quanti i miei link per andare a seguirmi anche su TikTok, sul mio Instagram di makeup e sul mio Instagram principale, perché lì sono attiva praticamente tutti i giorni. E nulla, io vi mando un bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!